È proprio un classico. Buongiorno, mercoledì mattina ed io sto per uscire perché, come vi avevo detto ieri e lo trovate nell'ultimo vlog, stamattina ho appuntamento dal parrucchiere, ma come sempre, come al solito, vi faccio vedere che splendida giornata è oggi. Ecco, e niente, la mia nuvoletta di Fantozzi. Sono già pronta, anche con mezz'ora d'anticipo. E adesso quasi quasi mi farei un caffè prima di uscire, però non lo so. Oh, sono rimasta sfocata. Aspettate. Niente, ha deciso che devo restare sfocata. Aspettate, ci vediamo dopo. Ecco, adesso va meglio. Stavo dicendo, sono pronta prima del tempo. Sto pensando se farmi un caffè oppure no, ma penso di no perché ho i dentini puliti, quindi poi mi scoccio andarli a lavare di nuovo. Uff, cioè proprio stamattina che avevo una motivazione per uscire, per andarmi a rilassare questo tempo. Vabbè, vado. Vi faccio vedere una cosa se ce l'ho qui. Sì. Ho trovato le mascherine rosa. Almeno un tocco di colore in questa giornata. E ce l'ho fatta tornare senza beccarmi pioggia. Mi è andata bene, nonostante il tempo non sia dei migliori. Sono almeno riuscita ad andare al parrucchiere senza bagnarmi i capelli appena fuori. E come vedete, non ho fatto niente, nulla di che, ho solo dato una sfoltita ai capelli di modo che mi sento un po' più leggera, che non ci sono quelle onde che stavano così, mi facevano sembrare la testa enorme. E in effetti mi sento leggerissima. Poi questi capelli sono stati fatti senza piastra, solo spazzole e phon. E adoro perché sono bellissime. Mo' vabbè, sono stata un pochino piegata. Si sono piegati, ma questa è la lunghezza in cui succede questo. Adesso dovrei preparare il pranzo e stavo pensando che ho dei pomodori e dell'avocado. Quasi quasi mi faccio una guacamole. Mi sa di sì. Buongiorno, sono le 7:30 del mattino e io stanotte con i capelli nel letto ho fatto la guerra. Mi sono svegliata con i capelli così stamattina. Vabbè, dopo li aggiusto. Allora, oggi ho davvero tante cose da fare, ragion per cui l'allenamento si sposta più in là. Stamattina lavoro in craft room, ho anche il video da registrare per stasera e vorrei registrarlo in mattinata perché a quanto pare di mattina c'è più silenzio, quindi preferisco farlo in mattinata piuttosto che di solito registro tarda mattinata o primissimo pomeriggio e poi edito. Preferisco far così stamattina. Quindi adesso vado a stampare gli stickers perché credo proprio che farò il plan with me, a meno che all'ultimo secondo non mi salta fuori un'altra idea, ma no, credo che farò il plan with me. Quindi stampo gli stickers, registro il plan with me, dopodiché mi metto a lavorare e poi edito nel pomeriggio. Il tempo di organizzarmi e noi ci vediamo dopo. Dunque, io ho fatto un bel po' di cose di quelle che avevo in lista sulla to-do list, però ho saltato a pie pari la registrazione del video, semplicemente perché sto morendo di sonno stamattina e non riesco a trovare la verve giusta per registrare il video, ma davvero, cioè, sto per stadigliare. Niente, oggi aprile mi è proprio colpita in pieno. Me ne andrei proprio a letto a dormire fino a domani. Infatti, adesso sono qua con un ginseng. Non so se devo iniziare già col Supradin, ma è un po' presto. Di solito lo prendo a maggio. Adesso vediamo. Però c'ho sonno. Dormirei tantissimo, tantissimo. Sto facendo le prove di inquadratura per registrare il Plan With Me. Ma sono tanto moscio. Dunque, vediamo. Dai, non sembra male così. Io continuo a guardare qui, ragazze, sapeste quanto è difficile guardare qui che è la fotocamera piuttosto che guardare qui che dove mi vedo. Una cosa difficilissima. Allora, controlliamo l'inquadratura da sopra e va bene.
Cominciamo a mettere il microfonino più sotto possibile. Sapete che se lo metto più sopra viene un volume altissimo e mi spacco le orecchie. Quindi lo metto sotto, che tra l'altro neppure si vede. Solo che poi quando lo metto così sotto, soprattutto quando faccio... Non riesco ad attaccarlo. Soprattutto quando faccio i plan with me, devo stare attenta a non sbatterci qualcosa. Vabbè, forse... Sono pronta, tanto adesso lo so che inizieranno tutti i rumori del mondo. Vabbè, oggi ho rimesso la collanina Scarlett, però non è che mi piaccia poi tanto l'effetto che va con questa maglia, vero? La teniamo così, va? Sì, ci siamo. Stacco qui e voi poi guardate il plan with me. E io sempre qua sto guardando, oggi proprio non è giornata, non è giornata. Buongiorno, è venerdì mattina, un'altra settimana è letteralmente volata, anche se effettivamente questa settimana mi è un po' pesata, più del solito, perché sono proprio arrivata, non ce la faccio più, come me, penso tutti voi. Stamattina Je suis pronte! ho le cuffiette qui, ho il tappetino lì, ve lo faccio vedere. Sono pronta, adesso mi alleno. Senza scuse, senza ritardi, senza procrastinare. Noi ci vediamo dopo. A proposito, ieri poi il corriere non è arrivato. Quello che aspettavo durante la registrazione del Plan With Me non è arrivato, quindi dovrebbe arrivare oggi, ma sicuramente arriverà più tardi perché è molto presto ancora. Io vi chiedo scusa per questa immagine poco piacevole. Ogni tanto ve lo devo anche far vedere che non parlo solo di allenamenti, ma li faccio pure. Aspettate, li sciolgo i capelli, non li sopporto più legati. Allora, oggi ho fatto solo danza classica, un'ora, perché mi sono resa conto che è troppo tempo che non la faccio come mi devo riprendere io fisicamente e devo anche riprendere mentalmente a ricordarmi tutto, il che, vabbè, nel giro di poco tempo torna, però, capito? Mi vado a fare una doccia, adesso ne ho proprio bisogno. Io ho trascorso le ultime 2 orette a cercare di capire se una cosa che ho in testa di fare per la nuova mia agenda riesco a farla. A quanto pare sì, e ne sono felicissima, anche se mi sono fatta le mani una schifezza, però va tutto preparato in anticipo, perché fra 2 mesi e mezzo deve essere già pronta la nuova mia agenda. Lo sapete benissimo, 2 mesi e mezzo passano in fretta. Quindi, intanto sono molto felice di essere riuscita a capire che questa cosa la posso fare e per farla non avete idea di quello che ho fatto e non ve lo posso nemmeno dire. Mi fanno anche abbastanza male le mani. Adesso vado a lavarle innanzitutto e poi vado a preparare il pranzo perché avrei anche una certa fame. E finalmente è arrivato il pacco che aspettavo. Adesso non mi resta che uno aprirlo per vedere se non ho fatto danni, ma dovrebbe essere tutto a posto. Parlo di tagli e cose varie. E due, posso finalmente girare il video haul che ho 2 buste in camera da letto da più di una settimana e stavo aspettando questo per registrare l'haul. Ovviamente, quando è arrivato il corriere, mi sono messa sul letto pensando di fare un pisolino di mezz'oretta. Non appena proprio stavo chiudendo gli occhi e stavo scivolando verso il sonnellino, ho suonato il citofono. E come al solito ci ritroviamo qui davanti all'editing del video per concludere e salutarci. Questo video di quest'oggi forse un po' più corto del solito, ma penso che vada bene così, fine settimana. Ci rilassiamo tutti. Io spero come al solito comunque di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!